Ciao a tutti, sono Nora e sono il presidente dell'Associazione Culturale ed Arte. Quest'oggi costruiremo insieme un personalissimo calendario dell'Avvento. Il titolo del laboratorio è Aspettando il Natale, il calendario dell'Avvento del Genoa e di Genova. Vediamo innanzitutto i materiali che ci occorrono per costruire il calendario. Si parte dalle fotocopie dei due file PDF che vi diamo a disposizione. Vedrete che un primo file è costituito da sole immagini, il secondo file invece da testi di approfondimento alle immagini stesse. Poi ci occorreranno delle forbici, dei pennarelli o matite colorate, delle buste che rappresenteranno i nostri giorni di dicembre. Potete comprare o delle buste già fatte, altrimenti vi mostreremo in un video come poterle ricavare da dei semplici fogli bianchi o di giornale, come in questo caso. Noi abbiamo usato la Gazzetta dello Sport per rimanere a tema. Il resto del materiale è la colla, nastro adesivo, uno spago e delle mollette. Per praticità ho già ritagliato le mie 24 immagini e i testi di approfondimento. Vedrete che le immagini sono divise in vari gruppi. Un primo gruppo sono immagini appartenenti al mondo, quello del calcio, e quindi ad esempio troviamo un pallone, il fischietto, un campo da calcio, uno stadio e così via. Un altro gruppo invece è costituito da elementi del Genoa, della squadra di calcio del Genoa, e quindi ad esempio abbiamo lo stemma, abbiamo il grifone, il simbolo della squadra e le maglie, una storica e una moderna. Poi abbiamo altre immagini che invece sono rappresentative del mondo che d'arte, l'associazione culturale a cui appartengo, studia, valorizza e promuove ogni giorno. E sono quei luoghi simbolo della nostra città, come ad esempio il Palazzo Ducale, che un tempo era la sede del Dogato dell'antica Repubblica, oggi invece è centro di produzione culturale. Poi abbiamo la nostra cattedrale San Lorenzo, Gianlo Bifronte, che è uno dei simboli della nostra città, insieme poi all'altro simbolo più conosciuto, la lanterna. E poi abbiamo invece, sempre legati alla nostra terra, alcuni dei prodotti principali che vantiamo in tutto il mondo, quindi il pesto, il mortaio per fare il pesto e la nostra focaccia. Ecco, per la costruzione del calendario è molto semplice. Una volta che avete stampato le immagini e i testi, andate a prendere le vostre buste e non fate altro che inserire immagine testo. Io ad esempio inserisco ora la cattedrale di San Lorenzo e il suo testo di riferimento. È molto facile perché ritroviamo la cattedrale qua in cima accanto al titolo. Piego, inserisco nella busta, prendo la prima molletta e metto il numero del giorno o direttamente sulla molletta o sulla busta. Ecco, questa rappresenterà il mio primo dicembre e vado avanti così fino a esaurire tutte le immagini. Le nostre buste poi verranno appese allo spago con le nostre mollettine. Ed ecco qua il nostro calendario dell'Avvento completo di tutte le sue 24 bustine. Ogni giorno, a partire dal 1° dicembre, apriremo una busta e all'interno troveremo un disegno da colorare e una storia da leggere. E ora tocca a voi. Buone feste d'arte!